Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, state già vedendo quello che sta per succedere, quindi è inutile perdere tempo. Siamo su FIFA 23 per PS5. Oggi inizia una serie che spero vi piacerà. La serie del mio giocatore, creeremo il mio giocatore. E nulla, spero vi divertirete in realtà, perché io voglio divertirmi a giocare con voi. E nulla, non perdiamo altro tempo. Dobbiamo fondamentalmente fare una cosa molto semplice, e cioè praticamente scegliere il giocatore che ci assomiglia di più. Allora, personalmente direi questo ragazzo bassino qua, però siccome non sono così tanto basso, io sceglierei lui, che spero che poi piano piano si può chiaramente... Ma come nome? Carmine Ricci. Da dove vengo? Dalle favelas? No, ovviamente spero che si potrà modificare, ma penso di sì, appunto. Quindi creiamo il giocatore e ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, prima pagina fatta, Xiao 11 dietro. Ho messo Alberto Xiao, non il mio cognome, perché anche quando ero piccolo non volevo che mi chiamassero Sciascia se ci fosse stato un telecronista, no? Xiao secondo me ci sta di più. Poi ovviamente, vabbè, il numero 11, paese Italia, nato il novembre, 13 novembre 1999. Quindi la mia data di nascita. Adesso modifichiamo tutto il fisico, capelli, cose, e ci rivediamo tra poco. Ok ragazzi, allora ci siamo. Ho modificato tutto, vi spiego al volissimo quello che ho fatto. Capelli rossi, so che purtroppo non sono come i miei, ma FIFA non ha così grande cose per personalizzare, quindi purtroppo ho scelto dei capelli corti che mi piacevano. Ho messo ovviamente il colore. Poi ho modificato la divisa, l'ho messa attillata con la maglietta termica sotto. Le scarpe ho messo queste qui della Nike, tipo bianche e fucsia, che secondo me sono fighissime. E poi nulla, ho modificato un po' le animazioni, tipo il modo in cui batte le punizioni, l'esultanza, il modo in cui corre, eccetera eccetera. Comunque cose un po' così stupide, ecco. Adesso è arrivato il momento più importante, e cioè quello di scegliere la squadra. Chiaramente io gioco attaccante, anche nella vita reale ragazzi io gioco a calcio ogni tanto, e ho sempre giocato come attaccante. E io ovviamente tifo Inter, lo sapete in tantissimi, però non lo so, adesso cercherò di capire che squadra scegliere. Ragazzi, ho deciso che giocherò nell'Inter, visto che in Serie A purtroppo la mia squadra del cuore sta facendo un pochettino la cacca. Ok, diciamo la verità, stiamo giocando benissimo in Champions League, ma purtroppo stiamo giocando un po' male in campionato. Quindi forse magari con l'aiuto di Xiao, chissà, magari riusciremo a farcela. Tra l'altro c'è da dire una cosa: non è detto che non cambieremo squadra, perché ovviamente ci sono i prestiti, le offerte lavorative delle altre squadre, quindi eccoci qua. Dove sono? Guarda che gioco con tutti quelli dell'Inter. Magari. Onana, eccolo. Che bello, raga, questo per me sarebbe un sogno. So che magari a qualcuno all'Inter fa schifo, però chissà. Oh, c'è Dzeko. Ma? Lavoreranno con noi per conquistarsi un posto in prima squadra. Ma? Deve essere un percorso lungo. Diamogli il benvenuto, ok? Ok. Bene. Vai. Ma dove sono io? Bellissimo. Dun, 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 dun. Ma sono io quello? Ora tocca a te. Ok. Bene. Ah, devo impressionare la squadra, tipo? Ah no, ok, no, in realtà no. Allora, la cosa fighissima, ragazzi, è che noi possiamo effettivamente in questo gioco fare letteralmente tutto. Possiamo acquistare un tappeto elastico, prenotare lezioni da ballo, acquistare un materasso, corsi motivazionali, comprarci cani, le piscine in casa. Tutto ovviamente a un prezzo, quindi dobbiamo guadagnare dei soldi. Come potete vedere, lì sopra, tipo a destra, abbiamo 0 euro, quindi sicuramente la cosa che attualmente non possiamo fare è quella di spendere soldi. Quindi mi dispiace, ma attualmente non abbiamo una lira, quindi dobbiamo impegnarci a giocare, a fare le cose e ovviamente a cercare di fare più soldi possibili. Allora, attualmente siamo dei trascinatori, quindi siamo delle persone comunque che motivano tanto, e a noi ci va bene così, ok? Ci va bene. Lì ci siamo noi, come potete vedere, e possiamo avanzare. Chiaramente, vabbè, siamo giovani, Inter giovane rinforzo, abbiamo 23 anni, quindi comunque siamo abbastanza giovani. Ci possiamo chiaramente allenare, perché ovviamente adesso inizierà il campionato. Per chi ne capisce un minimo di calcio, ma per chi non lo capisce ve lo spiego ragazzi al volo. In poche parole, possiamo appunto fare degli esercizi. In poche parole ragazzi, il campionato inizia a settembre, come la scuola, la stagione, no? Quindi ovviamente ancora siamo a luglio, perché hanno fatto calciomercato, abbiamo fatto un pochettino
pochino di soldini, quindi ovviamente dobbiamo allenarci. Quindi ci facciamo gli allenamenti e piano piano adesso vedremo cosa succederà. Ok, stiamo infatti avanzando di data, siamo già praticamente a luglio, credo, ancora non lo so, forse. No, ok, ok, già iniziano i primi amichevoli, quindi qui ovviamente questo è il primo amichevole contro il West Ham, che è una squadra praticamente inglese, e ovviamente dobbiamo farci notare, perché anche se è un amichevole, ovviamente non è una partita importantissima, abbiamo già 65.000 euro, magari in così poco tempo faresti i soldi, ma vabbè, letteralmente ragazzi noi possiamo investire tipo in team esports, app per cellulari, linee d'abbigliamento, ci possiamo aprire un brand, possiamo praticamente, raga, simulare letteralmente la nostra vita, e poi ovviamente possiamo anche decidere di sperperare tutti i nostri soldi, però ovviamente da bravi ragazzi quali siamo, investiamo in un'app per cellulare. Quindi vediamo che succede, vediamo quanto ci frutterà questo investimento. Come dicevo, adesso ci sarà la prima partita, anche se è un'amichevole, quindi non è una partita di campionato. Ovviamente, essendo che noi siamo nuovi e l'Inter è una squadra comunque, che la tifiate o meno, è una squadra di Serie A importante. E adesso, e questo ragazzi è quello che succede, essendo praticamente che noi siamo ancora giovani, siamo già al 75esimo minuto della partita. Ovviamente io non controllerò il mio giocatore, ma controllerò tutta la squadra, perché raga non mi ci trovo solo col giocatore, perché mi fa schifo. E al 75esimo minuto l'allenatore Inzaghi ha deciso di cambiare l'attaccante titolare dell'Inter con il grandissimo Xiao. E arriva ragazzi il nostro turno! 75esimo ragazzi, dobbiamo cercare di vincere, di fare gol. Se noi facciamo gol, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Quindi andiamo, ok. Allora facciamo tiri in porta, dai, facciamo tiri in porta. Ok, allora qua ci sono io. Ok, quindi noi raga siamo quelli lì con i capelli rossi. Ovviamente cerchiamo di non perdere, perché altrimenti ho un po' un problema, quindi cerchiamo magari di evitare. E ok, ovviamente dobbiamo raga stupire il mister, ok? Quindi cerchiamo di passare il più possibile la palla al nostro giocatore per cercare di fare delle azioni buone, in modo tale appunto da poter... Oh, eccolo, 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 filtrante, filtrante, raga, è già nostra, è già nostra, è già nostra. Tiralo, tiralo! Non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok, come potete vedere sopra a destra, ragazzi, c'è il voto 5.9. Ok. Oh, bello, bello. Segnalo sto gol. Bel tiro, ma già due occasioni. Già due occasioni. Stiamo sbagliando. Stiamo sbagliando. Il mister ci vuole far vedere gol. Vuole che segniamo il mister, raga. Vuole che segniamo. Dai. No, no. Devi servire i compagni, Alberto, però. Sei un egoista. L'hanno segnato, raga. No, scherzavo. O forse no. Oh, mi ha passato la palla, grazie, non so cosa dire. Siamo all'80esimo, ragazzi. Dobbiamo cercare di fare gol, perché altrimenti la cosa è grave. Ci hanno intercettato. Che fallo della Madosca io ho fatto, raga. Ok, c'è il vantaggio. Raga, vi giuro che ho ansia come se fosse veramente una mia partita, perché voglio impressionare il mister, perché ovviamente che succede ragazzi, se noi giochiamo bene questa partita, il mister magari la prossima volta, invece che farci entrare al 75esimo, ci fa entrare magari al secondo tempo, all'inizio, capito? Cioè se giochiamo bene il mister dice, aspetta un attimo, ma sai che forse questo qua lo posso fare giocare bene? Quindi dobbiamo cercare di evitare di fare cavolate. Ok, vai Alberto, attenzione. Oddio, come mi inserisco? Dai! Porca miseria, ragazzi. Porca miseria, che sfiga. Ok. Dai, 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 che è fattibile. Dai, che è fattibile. Io me la sento. Io me la sento. Io me lo sento che posso segnare, ragazzi. Il mio giocatore può fare gol. Scherzavo. Allora, il voto ancora è 5.8, che è praticamente a un passo dalla sufficienza, raga. Quindi, cioè, dobbiamo almeno, cioè, a parte che abbiamo preso palo, raga, ma che sfiga abbiamo avuto poco fa. Comunque dobbiamo cercare di fare gol. Dai, dai, fuori gioco. Mannaggia, 5.7. Raga, il mister secondo me non sarà felice di noi. Ci farà continuare a giocare, perché chiaramente sennò che modalità sarebbe. Però dobbiamo cercare di vincere. Dai. Raga, come potete vedere ancora il nostro giocatore, siccome è piccolino pure d'età, è scarsino, raga, capito? Quindi non è proprio fortissimo, vedete che sbaglia i passaggi. Comunque ha sbagliato prima anche il tiro, purtroppo non è bravissimo, perché ovviamente, raga,
è da poco che gioca, così, quindi dobbiamo cercare anche di capirlo. Purtroppo siamo all'88esimo, quindi la vedo molto grigia. Come prima partita abbiamo fatto un po' una figura di M, però mai dire mai, potrebbe succedere di tutto. Questa è l'ultima azione, quindi mai dire mai, signori, mai dire mai. Ok, magari se non sbagliassi i passaggi, niente, abbiamo finito. Questa è l'ultima azione per loro, magari non farci segnare sarebbe il top. Ok, raga, finita un po' brutta come prima partita, però ci sta, ci sta, raga, va bene. Valore complessivo abbiamo fatto. Via, 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 via sta palla, via, 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 via. Va bene, la prima partita, ragazzo giovane, ci sta, ci sta, va bene, andiamo avanti. C'è comunque una pressione, ragazzi, tutti i tifosi, la gente che dice: oh, devi fare gol, altrimenti perché ti sostituiamo? Quindi capisco, capisco. Comunque, valutazione partita 5.6, non male, abbiamo fatto due tiri in porta. Avremmo potuto segnare perché abbiamo preso un palo, però è solo un amichevole. Tranquilli, 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 può succedere. Ok, in realtà abbiamo fatto cagare letteralmente, perché come valutazione tecnico abbiamo meno 15. Quindi dobbiamo cercare, ragazzi, di crescere, perché altrimenti la cosa è brutta. Come potete vedere, come punteggio totale abbiamo 70 e i giocatori forti di FIFA vanno dall'85 in su. Quindi dobbiamo cercare di, come si dice, salire piano piano. Come fare? Con i punti abilità. Come potete vedere ce ne abbiamo 6 e possiamo utilizzarli per la forza, per la resistenza, e per la reattività e tutte queste cose qui, che ovviamente ci aumentano tutte le cose. Ecco, noi già abbiamo aumentato questo, che è tutto il fisico, e io direi un pochettino magari di migliorare più che il tiro, direi la velocità, perché secondo me, ragazzi, l'accelerazione è molto importante. Quindi per il momento cerchiamo di avanzare un pochettino con questo. Ok, specialità ci sono anche, e ne abbiamo già qualcuna, immagino di no, perché devono essere sbloccate. Invece sì, ok, inseguimento oppure rapace, potenzia i tiri da dentro l'area. E io vi direi che ci sta se tiriamo più forte, non mi dispiace come cosa. Quindi, let's go. Ok, e per il resto penso che siamo a posto. Siamo ancora a 70, vabbè, raga, ci sta. Abbiamo 42.000 euro, quindi immagino che con le attività forse qualcosa l'abbiamo fatta. Vediamo, investimenti. Ok, vediamo. Ah, beh, ancora in corso, ovviamente durerà un mese, quindi ancora non mi posso aspettare tanto. Ok, bene, 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 bene. La cosa che vorrei capire, allora, intanto prestazione opaca, commenta la tua prestazione dell'ultima partita. Mi impegnerò a migliorare, mi impegnerò a migliorare e cercherò di soddisfare le cose di tutti, perché capisco che faccio cagare, però non è che ci posso fare qualcosa, cioè nel senso... Acquista un tappeto elastico, ma io non voglio, ma perché devo spendere soldi? Cosa me ne devo fare di un tappeto elastico, scusami? Fammi allenare, va? Attenzione, ragazzi, perché qui giochiamo la qualificazione per una coppa importante. Siamo nella fase gironi. Il mister, ahimè, a sto giro ci fa entrare all'81esimo. Per quanto mi riguarda è veramente tardi, ma mai dire mai, perché potrebbe succedere di tutto. Perché no? Dovevo giocare con la squadra. Dovevo giocare con la squadra. Ho sbagliato. Oh, 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 tiralo. Porca miseria. Dovevo giocare con la squadra, porca miseria, adesso come faccio? Devo giocare col giocatore che è sbagliatissimo, non voglio. Sto comandando il giocatore, raga, che è orribile, porca miseria. Vabbè, raga, ormai giochiamolo così, amen, come va va. Oh, oh, provalo! No, niente, pensavo... Ok, aspetta che mi devo mettere bene, però... Pa... Cosa fai? Vale... Oh, oh, aspetta, aspetta, assist, segnalo! Vabbè, ma che giocatori schifosi che c'ha all'Inter! Tutto il bene, eh? Ma porca miseria, guarda. Qui devo stare al mio posto, non ci posso fare niente se non fanno qualcosa loro. Ma gliela levano la palla? Oh, perdiamo! Ah, ma stiamo vincendo 2-1, non me ne sono accorto. Comunque dovrei mettere la webcam forse tipo di là, raga, da qualche altra parte. Vabbè, insomma, poi vediamo. Ok. Aspetta. Vai Lukaku, ci sono, passamela! Dovevi farmi fare gol, ti odio!
Però siamo a 6.5 di valutazione, perché prima abbiamo fatto un mezzo assist. Bravo Lukaku che ha segnato, grandissimo. Però che palle, volevo fare gol io. Ma vabbè, mi metto di qua, almeno vedete raga tutte le altre cose, scusatemi. Sono un po' un idiota. E vabbè, ci sta che Lukaku non si è fidato di me. Devo fare amicizia anche con i miei compagni, mi sa, perché sennò la gente non mi passa la palla. Ma va bene così, va bene. Magari, non lo so, può succedere qualcosa, visto che comunque sembra molto più lenta la... Oddio! E beh, ho capito, ma io non faccio mai gol. A me non mi fanno segnare mai. Tiro così a porta vuota, cioè, boh. Mi metto qua, magari. Forse è meglio qua, più piccolino. Non lo so, raga, ditemi dove mi devo mettere, almeno capisco. Perché non lo so, da tutte, da dove mi metto e mi metto, comunque si occupa una parte di spazio strano, quindi 86esimo. Ha segnato Lautaro, raga. Vabbè. Loro sono molto più forti di me, oh, che volete, scusatemi. Oh, dai che sono libero. Bello sto pallone. Dai che te lo do filtrante. Dai! Dai che stiamo scattando tutti. Stiamo scattando tutti. Dammela sta palla. Ma me lo puoi dare ora? Lukaku, fai veramente cagà. No, ti voglio bene, ti voglio bene. Dai, scherzo. Oh, 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 oh. Bello. Bello Lukaku. Dai che mi faccio trovare libero. Tirami sta palla, crossamela. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci posso credere. Prendi posizione, non mi passate mai la palla. Cosa devo prendere posizione? Oh, diamo la palla, oh, passamela, oh, oh. Passami la palla. Oh, oh, passa, passa, passa. Bello, bello, raga, non me lo posso mangiare, non me lo posso mangiare. Faccio veramente schifo, Diciamolo, diciamolo, ragazzi. Faccio veramente cagare. Ci sta, dai, ci sta. Non possiamo lamentarci, ragazzi. Va bene, va bene. Ci sta, è giusto, è giusto. E poi comunque non stavo controllando la squadra, quindi. Comunque abbiamo vinto. Abbiamo vinto, va bene così. Voglio solo sapere cosa pensa di me il mister. Spero non cose brutte, perché vorrei almeno che, sai, dici... Oh, ok, dai. Più 15. Not bad. Non ci odiano, quindi forse tecnicamente non abbiamo fatto poi così tanto male, credo, non lo so. Quindi va bene, sì però mister, alla io ti voglio bene, ma tu mi fai entrare all'81esimo ogni volta. Ma io cosa posso fare in 2 minuti di partita? Al posto di Lautaro poi, una pesantezza gigantesca, cioè tu mi fai entrare al posto di un attaccante che è campione del mondo in questo momento. Cioè, come faccio? Vabbè, non che a posto di Dzeko prima sia stato meglio, però insomma. Allora, vediamo un attimino di... Raga, il problema è che io non riesco a prendere palla perché faccio schifo, ok? Devo imparare pure a giocare a FIFA io. Siamo pure 0-0. Oi! Piano questa palla che finisce male, eh? Dai, Onana. Dai, ragazzi! Dai, 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 dai che c'è il mio lì. Dai che c'è il mio lì. Passagli sto pallone. Bello. Scatta, 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 scatta. Scatta! Dagliela! Mannaggia, Dzeko, ci ha sbagliato proprio tantissimo il passaggio. Non può finire 0-0, raga. Di nuovo con sti schifosi. Oh, porca miseria. Ok, piano, piano, piano con sta palla. Ridalla indietro. Vabbè, sono proprio un idiota. Ok. Quanto stiamo? 84esimo. Vabbè, può succedere di tutto comunque. Mai dire mai, ragazzi. Mai dire mai. Dai, 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 dai. Dai con sti 1-2. Dai con sti 1-2. Dai, bravo. Bello, filtrante, filtrante, è mia sto giro segno. Tiralo bello, sto tiro. Che gol che ho fatto, ragazzi. Guarda, tutti che festeggiano, vai. All'80esimo. Che giocatore, ragazzi. Che giocatore. Ciao, signori, guarda come festeggia, vai. Che gol da professionista. Tutto quello che ho da dire. Professionista. Stop. Vai. All'86esimo la sblocca lui. Xiao. E andiamo, raga. E questo è bello. Questo, raga, dopo che ho fatto sto gol, il mister non mi può dire nulla, eh. È che si lamenta ora. Infatti valutazione, raga, 7.9. Ho segnato. Il mister ora non mi può dire assolutamente niente, perché voglio dire, cioè, bene tutto, però. Oh, 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 oh. Bello, 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 bello. Daglielo. Provalo un altro. E andiamo con la doppietta. Mamma mia, ragazzi. Mi dovevo solo sbloccare le mani, state tranquilli. Mi dovevo solo sbloccare le mani. Xiao, il giocatore che diventerà una promessa del calcio.
Mamma mia, ragazzi, come festeggiano. Raga, doppietta alla terza partita. Dico, che cosa vuoi di più? Guarda che gol che io ho fatto. 1-2. Lì, pam, gol. Angolatissimo. Raga, di che stiamo parlando, dai? 87esimo, letteralmente un minuto dopo. E chi sono? Erling Haaland. Cioè, dai, dai. E ma questi che cosa vogliono fare? Che gol, ragazzi, di Xiao. Mamma mia. Devo andare a giocare veramente nell'Inter. Inter, se stai guardando questo video, per favore, sai dove trovarmi. Io c'ho 23 anni veramente. Sai, magari non so giocare così bene, però boh, fatemi fare un provino. Ci sta. Posso fare sia lo youtuber che il calciatore. Ci posso provare, nel senso, non è un problema. E ci posso provare se volete. Bello! Bello questa tripletta! No, vabbè, vogliamo troppo. Vogliamo troppo. Dai, dai, ci sta. Avessi fatto la tripletta, probabilmente già sarebbe stato venduto Lautaro Martinez e al suo posto sarei entrato io. Però chiaramente non pretendiamo troppo. Però sicuramente, ragazzi, questa qui è una doppietta importante per il nostro giocatore, perché comunque, raga, significa che adesso, in teoria, poi non lo so, perché comunque il nostro allenatore Inzaghi nella vita reale è proprio famoso per i suoi cambi un po' strani. Quindi magari, nonostante sia tipo il giocatore più forte della squadra, non mi farà entrare. Attenzione, perché Xiao, ragazzi, potrebbe fare una doppietta. Ci prova con la finta, fa un assist. Attenzione, ancora indietro, la palla per lui, potrebbe tirarla in giro, ma se la fa togliere perché no, è un bravissimo ragazzo. Finisce qui, 2-0, 2 gol di Xiao. Ragazzi, Bayer Leverkusen steso. E andiamo. I tifosi gioiscono. Ma mi inventeranno pure i cori, cose. Sarà un bordello. Però sono contento. Sono molto contento. Migliore in campo Xiao, ragazzi. 8.2 di voto. Dimmi che cosa vuoi di più dalla vita. Mo, mister, se non mi metti il contratto a 100 milioni di euro al giorno, io mi arrabbio. Se posso dire. Ok. E andiamo. Guarda, pure Barella mi fa i complimenti, perché giustamente i ragazzi dicono: Xiao, sei proprio un grande. Grazie, raga. Grazie mille, davvero. Grazie mille, vi voglio un sacco bene. Ok, e bene. L'unica cosa che io vorrei capire è l'albero delle abilità. Cioè, io ogni quando praticamente ottengo delle abilità. Cioè, questo vorrei capire. Ogni volta che passo di livello? Immagino di sì, ok. Ogni volta che passo di livello mi dà un punto. Cioè, abbiamo tipo dei livelli su. Quindi a questo punto direi compriamole ste robe. Spendiamo un po' di soldi, perché comunque ci fanno migliorare nel gioco, ok? Quindi anche se sono cose a puro scopo tipo di lusso, tipo prenota lezioni da ballo, comunque ci fanno guadagnare punti nel giocatore, perché appunto tipo col tappeto elastico miglioriamo il salto, ci vanno i bonus allenamento, quindi non male. Anche il materasso ibrido vorrei sinceramente, che costa 10.000 euro, non so in quale pianeta strano è fatto, ma vabbè. E ok, come decisioni non dobbiamo fare nulla, immagino, quindi possiamo, penso, andare avanti. Ok, quando inizia però il campionato? Ci siamo in teoria, perché qua sono tutte vuote, quindi in teoria tra poco inizia l'allenamento. Attenzione, Xiao, oggi ho ricevuto un'offerta da parte della formazione Real Madrid. Io non la tradisco la mia squadra, mi dispiace, vedo l'offerta ma rifiuto, io rimango solamente nell'Inter, rifiuto, forza Inter. Per ora non ci vado nel Real Madrid. Voglio giocare per ora con la mia bellissima squadra. Mi dispiace, io la mia maglia non la tradisco. Non sono un mercenario. Leggi il libro di una leggenda del club. Va bene, ok, non capisco a cosa serva questa cosa, ma va bene. E ok, quindi avanza. Classifica, ok, praticamente. Ok, prossimo incontro ad agosto inizia la Serie A. Quindi manca poco, immagino. Inizia ufficialmente il campionato. Però questa ve la vedete nel prossimo episodio. Noi ci vediamo ovviamente appunto al prossimo episodio. Se questa serie vi piace, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E dal prossimo episodio inizieremo il campionato. Vi mando un bacio, lasciate like, mi raccomando. Ciao a tutti.